caro Maurizio, come abbiamo fatto l'altra volta, piccola semi-apertura di caccia mista prima di lanciare l'ospite, ecco, ci tenevamo e me l'hai ricordato te, ce l'avevo già in mente io perché è una cosa che ovviamente vogliamo fare, e cioè salutare l'amico Pablo Comparelli che sappiamo ha avuto un brutto episodio di un infortunio durante la partita Pizzighettone-Iseo. Per qualche istante si è temuto, la gara si è fermata pertanto, ci siamo poi anche interessati delle sue condizioni sia la sera stessa che nelle giornate successive. Le notizie che ci arrivano cioè, ci lasciano tranquilli, sappiamo che Pablo dovrà stare fermo per qualche settimana se le nostre notizie non sono errate. Quindi ovviamente il nostro, innanzitutto la contentezza che non si sia Che sia trascinato arrivato. in qualcosa di più grave, e quindi gli auguriamo di ritornare a giocare il più presto possibile, ovviamente gli facciamo un in bocca al lupo sicuramente. Ovviamente. Allora, bisogna di accertamenti per capire che episodio è stato, però insomma, il fatto già di saperlo a casa ci consola, ci conforta, perché prima di un giocatore facente parte di una società che noi stimiamo personalmente come grandi amici, anche lui stesso, prima che giocatore, è nostro grande amico, Dato che per cui. abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo fuori dal campo e quindi sappiamo che è anche prima di tutto una grande persona, quindi un grande in bocca al lupo a Pablo. Detto questo, vi lasciamo al nostro ospite di stasera che è una novità, quindi godetevelo e alla prossima. Un Ciao. saluto. Allora, quest'anno, primo new entry come ospiti, abbiamo da Trescore Matteo Fagioli che ci ha raggiunto anche per caccia mista. Ciao Matteo! Ciao a tutti, ciao Ciao, a tutti. ciao. Allora, partiamo subito dall'ultima partita. Abbiamo avuto anche il contributo del campo, abbiamo sentito anche il vostro coach, proprio da qua vorrei partire. Ha detto, diciamo male, per i primi 28 minuti o si può dire anche per i primi tre quarti, poi diciamo nell'ultimo però avete fatto la differenza, avete segnato 27 punti, avete difeso come potete e come in realtà sapete e avete vinto su un campo che è certamente difficile, e difatti la sconfitta di Pizzighettone, che vabbè adesso viene da tre sconfitte consecutive, però già il fatto che anche una squadra così forte sia diciamo capitolata su un campo così vuol dire che la vostra vittoria è una vittoria di prestigio. Sì, certo. Allora, il campo è sicuramente difficile sia per le sue caratteristiche, sia perché comunque penso che Gorle sia una squadra che risenta molto appunto di giocare nel suo campo e sia una squadra del tutto diversa quando gioca in casa rispetto a quando gioca fuori. E infatti, si è visto, noi abbiamo avuto difficoltà fin da subito, siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato e mentre loro sono partiti subito a mille con la giusta carica, hanno trovato subito dei canestri facili anche, soprattutto in contropiede, quindi questo gli ha permesso di prendere subito vantaggio. Noi ci siamo un po' persi al posto di eseguire, andare avanti a cercare di imporre il nostro gioco e di cercare i nostri vantaggi. Abbiamo più pensato magari alle soluzioni individuali, a risolverle individualmente, quindi questo ha solo peggiorato la situazione. Poi, per fortuna, nel finale di partita siamo riusciti a darci una svegliata, insomma, abbiamo un po' stretto, aumentato l'intensità in difesa e questo ci ha permesso di prendere anche più fiducia in attacco, di trovare dei tiri più puliti e di giocare più di squadra, insomma, alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Ecco, dici qualcosa anche su questo straniero che è Gorle Warwick, del quale si parla molto bene, e tu come l'hai visto in campo? Ma allora, a me ha fatto un'ottima impressione, poi devo dire che va dato merito ai giocatori nostri che l'hanno difeso, perché comunque ci aspettavamo che lui potesse essere il primo terminale offensivo di Gordy, infatti l'hanno cercato molto e secondo me abbiamo fatto un buon lavoro su di lui, siamo riusciti a mettergli abbastanza il fisico addosso, perché noi siamo una squadra che può e deve farlo, però a me ha fatto un'ottima impressione, mi sembra un giocatore molto completo, in grado di fare tante cose sul campo e soprattutto, che forse è la cosa più importante per uno straniero che viene in un campionato
di questo tipo non cerca di risolvere tutto da solo, ma vedo che comunque fa le cose che servono alla squadra e non è egoista e cerca di fare quello che è giusto quando la deve passare, la passa, sa creare gioco e sa quando deve prendersi dei tiri. L'impressione che ha fatto a me è molto buona. Ecco, tu diciamo sei reduce comunque da una stagione positiva passata a Pisogne in C1. Raccontaci un po' anche com'è stata la tua estate, nel senso ad un certo punto comunque si è riparlato ancora con la società bresciana, poi non se n'è fatto nulla, è venuto fuori questo, comunque questa opportunità di tre scuole che credo sia per te comunque, non credo un ridimensionamento, ma magari anche avendo anche un po' più spazio, puoi ridimostrare anche qualcosa di importante. Sì, allora, premesso che io a Pisogna mi sono trovato benissimo e ovviamente la decisione di lasciare Pisogna non è stata assolutamente facile, infatti ho aspettato fino all'ultimo per vedere che cosa mi proponevano loro e per poi valutare bene la scelta che alla fine ricadeva appunto tra tre scuole e Pisogna. Da una parte, cioè tre scuole, sapevo benissimo quello che mi veniva offerto perché conosco molto bene il Pierre che mi ha già allenato e in più è anche un mio grande amico e con lui ho parlato per tutta l'estate riguardo al ruolo che avrei avuto in questa squadra, a tre scuole e a quello che insomma erano le mie prospettive di gioco e quello che avrei potuto fare durante l'anno, mentre a Pisogna la situazione era un po' più confusa perché anche loro non avevano benissimo le idee chiare su cosa fare, e quindi durante il corso dell'estate mi sono state proposte diverse versioni e io mi ritrovavo confuso, non sapevo sinceramente che cosa aspettarmi, e quindi di fronte all'opzione di andare a tre scuole, avere la certezza di sapere che cosa avrei trovato rispetto magari ad andare a Bisogni e avere una situazione un po' più incerta, ho preferito tre scuole dove comunque c'è un allenatore che io stimo molto e che ha stima in me, con il quale ho un ottimo rapporto e che sono sicuro che mi può dare tanto e può farmi crescere molto. Ovviamente, ripeto, il dispiacere di aver lasciato Bisogni c'è perché mi sono trovato veramente molto bene l'anno scorso, giocare lì è sempre bellissimo, anche solo per la cornice di pubblico che sta attorno alla squadra per tutto l'anno, l'ambiente è molto bello e anche tutte le persone con le quali ho giocato mi hanno lasciato un ottimo ricordo e mi hanno soprattutto dato molto, mi hanno fatto crescere molto. Credo che questi ultimi 2 anni che ho fatto in C1, quando sono uscito dal mio settore giovanile della Pro Robica, mi hanno fatto crescere molto. Adesso ho anche scelto di andare a tre scuole appunto per avere più spazio e magari provare a mettere in campo tutte le cose che ho imparato, specialmente anche a livello offensivo, dove io negli ultimi anni diciamo non era la mia specialità, ero molto più orientato verso la parte difensiva del gioco, mentre negli ultimi anni sono migliorato anche sotto quell'aspetto e adesso sto cercando di mettere in pratica appunto queste cose che ho imparato in attacco. Ecco, proprio della Blu Orobica voglio parlare un attimino, nel senso la prima vostra vittoria è stata la settimana scorsa contro di loro, un match però non facile, e quindi dato che anche tu ci sei passato da quel settore giovanile, come hai visto la squadra di Zambelli e anche in prospettiva, secondo te cosa può dare? Ma io penso che le squadre Glorobica alla fine abbiano tutte delle caratteristiche comuni che sono quelle di essere squadre molto atletiche, perché si tratta di ragazzi giovani che si allenano molto e a ritmi molto alti e quindi sono tutti giovani talentuosi e atletici. Probabilmente non è una squadra molto abituata al gioco dei senior perché avendo in squadra questi elementi di grande talento basano tutte le squadre dell'Euroleague hanno sempre basato il loro gioco sulle giocate individuali, sulla bravura dei singoli giocatori a fare determinate cose. Quindi è chiaro che nel momento in cui incontrano delle squadre senior che magari hanno un gioco un po' più organizzato e sanno dove andare a cercare dei vantaggi, è chiaro che loro possono andare in difficoltà e infatti si è visto anche questo inizio di campionato. Quello che sicuramente secondo me a loro manca è una dimensione fisica adeguata per tenere il passo
con le altre squadre, non tanto in termini di atletismo quanto in termini di fisicità sul campo e anche di centimetri probabilmente. Infatti noi siamo riusciti a recuperarli dopo che loro avevano preso il vantaggio e alla fine a ottenere la vittoria, andando proprio a cercare il gioco fisico e imporre i nostri centimetri, i nostri chili. Infatti abbiamo fatto molti punti in aria, abbiamo tirato molti tiri liberi e siamo riusciti a imporre questo gioco. Blue Romica è sicuramente una squadra che rimarrà fresca durante tutto l'anno e non avrà, secondo me, cali di intensità. Peserà molto per loro il fatto che giochino meno qualche partita Spatti e Flaccadori, che sono due giocatori di assoluto livello e che possono fare davvero la differenza a questo livello, e però secondo me possono fare un buon campionato. E conoscevo poco i ragazzi che erano là perché ovviamente erano troppo giovani quando ancora io ero in Blue Robin, quindi ne conoscevo davvero pochi, però mi sembra che stiano facendo un buon lavoro, che siano sulla buona strada. Poi secondo me Mauro, Raffaele Braga, Alessandro Tusa sono degli ottimi allenatori e sanno benissimo come affrontare le varie situazioni, quindi per me non si devono scoraggiare anche se magari non sono arrivati i risultati in queste prime partite di campionato. Ecco, prima di dare uno sguardo anche a quello che è successo in questa giornata, ti voglio fare anche un'ultima domanda a livello personale, cioè sei partito già molto bene, ti sei inserito benissimo in questa nuova squadra, sempre andato in doppia cifra, 10 punti nell'ultima ma anche 18 la prima, 21 la seconda, quindi ripeto, un ottimo approccio anche dimostrato dai fatti in campo, e ti chiedo se in questa stagione, oltre ad imparare ancora qualcosa dal Cosco, come hai detto te, oltre ad essere un amico, conosci anche bene come ragazzi, c'hai la possibilità ancora di imparare qualcosa, di capire qualche segreto da quel grande veterano che è a Borghetti, che diciamo c'è quasi una generazione di differenza fra di voi perché ci sono 20 anni di differenza. Credi che seguendo anche lui un allenamento e allenandoti con un giocatore comunque del genere c'è la possibilità anche per te di migliorare ulteriormente? Ma sì, sicuramente. Poi io sono giovane e quindi a maggior ragione posso e devo ancora imparare tanto, ma io sono dell'idea che qualsiasi giocatore a qualsiasi età ha sempre qualcosa da imparare e sia sempre qualcosa su cui migliorare. Giuliano ovviamente è un giocatore di assoluto livello per il quale nutro ovviamente un profondo rispetto, e fin dai primi giorni che l'ho visto in allenamento, quando lui è in campo si nota di sicuro la differenza ed è sicuramente un giocatore dai quali bisogna solamente prendere esempio, e quindi di sicuro imparerò qualcosa da lui, ma come la imparerò anche da tutti gli altri giocatori, perché alla fine quando si è in campo ci sono sempre delle cose che alcuni giocatori sanno fare meglio, o comunque si può sempre imparare da tutti quanti e penso che ci si migliora tutti quanti a vicenda, quindi ovviamente anche Giuliano influirà molto da questo punto di vista, ma sono sicuro che anche con tutti gli altri giocatori saremo in grado di aiutarci a vicenda, di migliorarci tutti a vicenda, giorno per giorno, negli allenamenti. Ascolta Matteo, così a naso, tre partite sono poche, però sì, la sensazione che hai è che si produrrà una spaccatura nella classifica, o pensi questo equilibrio che all'inizio di campionato si è parlato che ci sarà fino alla fine, e anche a fronte delle sconfitte, diciamo quelle un po' più eclatanti di Manerbio e di Pizzighettone? Sì, beh, sicuramente dopo tre partite comunque ovviamente è difficile dirlo, però se già si vanno a guardare l'inizio di campionato che ha fatto Pizzighettone, o che penso non si aspettasse nessuno, o se invece si va a vedere quello di Lumezzane e Iseo che sembrano già in fuga, sicuramente si può già avere un'idea delle squadre che saranno al vertice della classifica e quelle invece che dovranno lottare per dei posti venendo dal basso. Però guardando i risultati e conoscendo un po' le squadre del campionato, io penso che qualsiasi squadra di questo girone possa battere qualsiasi squadra. L'ultima può battere la prima e può succedere veramente di tutto, e l'esempio di Pizzighettone con Gorle penso sia eclatante già dalle prime giornate, quindi secondo me ogni partita farà storia a se stessa e quindi non ci sarà nessun risultato certo.
anche perché squadre come anche noi che sono nuove devono magari ancora trovare uno stile di gioco e un'identità di squadra ben delineate, sicuramente col tempo saranno destinate a migliorare rispetto a magari squadre come Pizzighettone che hanno confermato sostanzialmente il roster dell'anno scorso e quindi partivano da certezze di diverso tipo. Quindi con l'andare avanti del campionato secondo me ci sarà ancora più equilibrio e bisognerà stare attenti veramente con tutti perché ogni partita sarà in bilico e secondo me tutti quanti se la possono giocare con qualsiasi squadra all'interno di questo campionato. Poi ovviamente sulla carta ci sono delle squadre che rimangono favorite a essere tra le prime e io ho visto molto bene Lumezzane da quando ci abbiamo giocato contro e anche Iseo e sono sicuro che anche Pizzighettone si riprenderà e può sicuramente confermare un ottimo anno come quello dell'anno scorso. Prossima giornata vediamo subito uno scontro con una delle squadre diciamo più quotate insieme all'altra che incontrerete poi successivamente. Avete in due scontri Sanse e XXL, a parte diciamo il derby di Villanova che avrà un significato aggiunto a quello che è la classifica. Queste due partite del Trescore che vi aspettano, cosa temi, quale temi di più secondo te? Ma sicuramente tra le due temo di più XXL, ma non perché penso che sia superiore a Cremona, ma semplicemente per il fatto che la conosco meglio e si tratterà di un derby e sarà sicuramente una partita accesa, mentre Cremona purtroppo ancora non ho avuto modo di vederla giocare quest'anno, quindi non so benissimo cosa aspettarmi. Anche se so che è ovviamente una squadra di assoluto valore e i risultati che hanno fatto questo inizio campionato lo dimostrano, quindi sono tutte e due delle partite delicatissime e vanno tutte e due affrontate con il giusto atteggiamento, specialmente dall'inizio, perché è il problema che abbiamo avuto un po' noi in queste prime tre partite, cioè che entriamo in campo magari non con il giusto atteggiamento e questo ci porta ad andare subito sotto nel punteggio. E questo con squadre contro Lumezzane lo paghi molto caro perché poi è molto difficile tornare a contatto e provare a rimettere in piedi la partita, mentre ci è andata meglio contro Gorle e contro Brurobica che siamo riusciti a rimontare, però questo è un problema che dobbiamo risolvere perché dobbiamo partire e essere incisivi e intensi subito dal primo minuto e contro squadre molto forti e cinche come possono essere Cremona e XXL l'errore di partire un po' molli, un po' soft, potremmo pagarlo molto caro. Ecco, ti chiedo, da esterno, dato che la prossima sarà la giornata dei derby, quale partita andresti a vedere? Nel senso, qual è che ti solletica di più anche la tua curiosità? Tra Iseo e NBB, il derby delle confinanti, però la nuova Manerbio, quello Mantovano o Asola Bancole o Romano XXL Bergamo? Ma allora io nutro molto interesse per Iseo perché ci abbiamo già fatto delle amichevoli e mi piace molto come giocano e mi piace c'è il tuo amico Cancelli in Iseo, l'anno scorso avete giocato. Quello sicuramente sarebbe un'occasione anche per salutare lui che mi fa sempre piacere ovviamente. Ma poi mi piace vedere come giocano loro e quindi mi piacerebbe vedere appunto se stanno confermando le cose belle che ho visto nelle amichevoli contro di noi o se hanno cambiato un po' il loro stile di gioco, anche perché contro di noi mancava Oldrati che è un giocatore per loro sicuramente importante. Un'altra squadra che mi attira molto, che non sono ancora riuscito a vedere, è Manerbio, dove c'è un altro amico diciamo che è Moreno, che ho già incontrato quando giocavo all'Excelsior in C2 qualche anno fa, è un altro giocatore per il quale nutro profonda stima, che mi sono ritrovato spesso a marcare, quindi mi ha fatto veramente dannare, e non lo scopro io che è probabilmente uno dei migliori giocatori di questo girone, e quindi sono molto curioso di vedere anche Manerbio che stile di gioco ha, e per me marcare Moreno è sempre stata una bella sfida, e quindi è sempre molto interessante anche vedere come gioca lui, perché è un giocatore veramente molto forte e come ho detto prima che io rispetto moltissimo.
Per cui saluti Cancelli, poi vieni giù a Verola in sostanza. Esatto, esatto. Matteo, no, noi... Cancelli gli dico, mando un grosso in bocca al lupo e lui gli dico solo di non alzare troppo i gomiti quando giocherà contro di noi, perché... Questo è scuro perché dato che non si è sentito ti stai riferendo a Cancelli o Moreno? Cancelli. Ok, noi ti ringraziamo del tempo che ci hai dedicato, Matteo, e sicuramente avremo occasione di più avanti magari di sentirci. Comunque sei entrato nella spirale del cacciamista, per cui certo. Quando si entra non si esce più. Sì. Niente, no. Grazie allora e in bocca al lupo per la stagione di Trescore. Come, scusa? No, dico, grazie allora per essere stato con noi e in bocca al lupo per la stagione di Trescore. Crepi, grazie mille a voi dell'opportunità e speriamo di sentirci presto. Okay. Grazie a te, buona serata. Ciao. Ciao. Buon lavoro.